10 Authority One Shot. Qual è stato il leitmotiv più ricorrente in questa rincorsa? È una bella domanda di individuarlo. Allora, la cosa che mi ha più colpito di questo convegno questa mattina è che a sentirli tutti individualmente sono tutti molto fortemente impegnati nel controllo, molto attento appunto di quello che succede tra la platea dei consumatori, sono assolutamente tutti molto consapevoli e molto sensibili sul tema delle tutele. Quello che poi naturalmente anche a noi come osservatori esterni sfugge è come mai sia possibile che invece il consumatore abbia invece la sensazione di essere vessato continuamente dalle aziende, per cui qualche volta rimaniamo un po' perplessi come giornalisti, come osservatori, di questo scollamento che c'è tra il consumatore, fra le aziende e fra chi anche vigila in tutto questo. Quindi ecco, qualche volta abbiamo un po' l'impressione che le autorità effettivamente, pur facendo tutte, sanzionando pesantemente le aziende, facendo tutte molto bene il loro lavoro, ancora siano un po' distaccate dalla realtà, però la percezione è che ci sia anche molto impegno nel tentativo di colmare questa distanza che avvertiamo, e forse anche in questo Consumer Forum sta facendo un lavoro davvero molto importante, egregio. Una delle cose che ho rilevato è stato che un po' tutti quanti i commissari comunque alla fine hanno detto: consumatore, datti un po' da fare anche tu per tutelare te stesso. È vero, e anche questo è un messaggio. Io faccio la giornalista radiofonica e devo dire che è molto facile fare, come dire, il lavoro di detrattore di un sistema che non funziona. Io cerco di fare il mio lavoro, per esempio, da un punto di vista diverso, e dico, faccio sempre questo esempio: non è molto facile dire che le banche non facciano bene il loro lavoro, che magari tentano di piazzarti in ogni modo prodotti di investimento a rischio, i conti correnti che costano tanto, ma poi qual è il tema? È che noi come consumatori in banca ci dobbiamo andare, così come dobbiamo rivolgerci alla società di telecomunicazioni che ci vende il telefono piuttosto che l'abbonamento telefonico. Quindi l'impegno che dobbiamo assumerci tutti quanti è quello di diventare tutti più bravi a trattare. C'è un mio carissimo amico giornalista che adesso fa il vice direttore della Sette, che ha scritto un libro in passato e forse molti se lo ricorderanno, Vaffanbanca, Marco Fratini. Lo cito perché è un caro amico, ma è molto intelligente nelle osservazioni che fa. Le banche, così come le altre aziende, sono delle aziende, non sono delle chiese, nessuno fa beneficenza, e noi dobbiamo imparare a trattare nello stesso modo con queste entità che non sono distaccate. L'economia è nella vita di tutti i giorni, quindi dobbiamo assolutamente renderci tutti più responsabili e più consapevoli del mondo che ci circonda.